Ma perché facciamo il contrario? Perché voi, pazienti, se vi sedete davanti a un medico e il medico ti dice di andare a casa senza niente, voi non andate al medico. È così purtroppo. Perché noi ci sentiamo costretti dall'infarto, perché se no vi sedete più altro. La gente, se, quando ha l'influenza, non arriva in farmacia e spende 120 euro di farmaci, così per i farmacisti, non è contenta, perché siamo dei divoratori, non solo di antibiotici, ma in generale di medicina. Allora, quali sono le sfide future? Le sfide future sono tante, importanti. Una è la pandemia influenzale, che prima o poi arriverà, quindi preparatevi. L'altra è la resistenza agli antibiotici, che è una sfida attuale per il futuro. L'altro sono gli outbreaks globali di malattie da alimenti, che avete sentito, il coli che colpisce le hamburger o le mirtilli congelati e quant'altro. La febbre gialla che diventa urbana, guardate che il Sud America in questo momento è pieno di dengue, Brasile e Argentina contano centinaia di migliaia di casi. Nel prossimo passaggio è quello della febbre gialla. La tropicalizzazione dei paesi non tropicali, torneremo sicuramente, se anche quest'anno avremo le temperature dell'anno scorso, ad avere nel breve anche una varia, perché la nofera che la trasmette già in alcune aree italiane si trova, nel ferrarese, nella bassa friulana, l'hanno già trovato, quindi potrebbe essere che torneremo ad avere la malaria. E poi c'è la selezione infettiva di malattie croniche e di tumori.